cosa da foto e video cambiano un pezzo. Benissimo, grazie. E noi siamo particolarmente lieti di essere qui, diciamo, questa sera con l'amico Antonino Conti, che è un poeta siciliano che ho conosciuto molti anni fa, diciamo, grazie a Giorgio Moglio e a Risvolti, e personalmente poi 2 anni fa, diciamo circa, grazie a Nadia Cavalera, perché ci siamo conosciuti nell'occasione del premio Tassoni di Modena, e personalmente perché, diciamo, già ecco, c'erano corrispondenze di vario, diciamo, genere. No, l'occasione che ci vede qui ora, diciamo, stasera, si inserisce in una serie di presentazioni, letture e conversazioni che era stata programmata già qualche mese fa da Contidiano con Gianmario Lucini, poeta e editore di Sondrio, e diciamo, grande promotore di cultura poetica, che aveva programmato con Nino, diciamo, proprio una serie di presentazioni in varie città italiane di questo libro qui, cioè Noi Rebeldia 2014, che è un libro, il secondo pubblicato, di scrittura poetica collettiva anonima, ha giustamente i metodologici, e noi su diversi siti, prima di tutto sulle reti di Daedalus, che è l'organo del Sindacato Nazionale Scrittori, che è un mensile che è diretto da Marco Palla. Ecco, quindi prima, cioè, poi su diversi siti, tra cui quello di Nadia Cavalera, che incontreremo domani a Castellammare, chi è di voi potesse esserci per la presentazione di un'altra antologia che ha curato Nadia, quindi anche ci sta, diciamo, Nino, che è Una Femminità, che è anche quello un bel progettone, vabbè, però non è ora l'occasione di, diciamo, parlarne. No, e anche altri siti, tra cui anche quello nostro, diciamo, Levagna, diciamo, il nostro sito che ha promosso un paio di tre di questi 15 testi qui.
no, è come anche quello, diciamo, sia solamente l'invenzione proprio, cioè sia il risultato del raccogliere dei pezzi di discorso già ricordato, diciamo fatto, e di accorparli e combinarli in diversi modi. Allora, questi testi qui nascono, diciamo, nascono in questo modo, diciamo. L'iniziatore e il promotore di questi, diciamo, testi è, diciamo, Stilla. Cinque versi su un tema dato. Si dà un titolo, un argomento che è, ecco, poi, diciamo, sempre mai sono dei che hanno preso parte, però, diciamo, solo l'iniziatore di ciascuna di queste 15 tasse sa chi siano e se ha fatto correttamente l'archiviazione di queste cose, poi può dire questo lo ha scritto Carmi, questo Costanzi, questo è, per esempio, io sicuramente ce li ho da qualche parte, però se ora dovessi dire neanche so più, perché io ho preso parte, non mi ricordo, a 4 o 5, no, dei 15 di questi, non sempre, perché io ricevevo, forse, da chi iniziava, vabbè, non mi ricordo se a 3, 4, 5, non mi ricordo i nomi tutti insieme fuori. Diciamo, no, ma io, ecco, vi dico un'altra cosa, e poi, ecco, passo le parole, perché non lo, ecco, che io dopo essermi riletti, diciamo, con molta cura tutti quanti questi testi, sia quelli che conoscevo già, diciamo, per averli promossi con loro, con le mani, o per averli partecipato, comunque, che anche quelli cui non ho partecipato, ma io anche in quei 13, diciamo, 4, io quelli miei, i miei 5 versi, non li riconosco più, ed questa cosa è meravigliosa, cioè dà, ecco, il vero, diciamo, fonso della della riuscita di questa cosa qui, no, ecco, cioè, diciamo, l'io, ecco, mio si è completamente e opportunamente, come io desidero sempre, si è squagliato, diciamo, in questa voce collettiva, diciamo, quindi, e il poeta Lello Agretti, che sapeva di questo tessuto, era molto interessato a venire, però poi non è riuscito a venire, ma mi ha mandato questa poesia del poeta José Emilio Pacheco, perché riguarda proprio il tema di stasera, e siccome è un bel testo, io ho pensato di leggervelo e ha accolto questa mia proposta di leggerlo. Dunque, José Emilio Pacheco, poeta messicano recentemente scomparso, lettera a George B. Moore in difesa dell'anonimato. Non so se qualcuno di voi lo conosceva, questo poeta, o no. Non so perché scriviamo, caro George, e a volte mi domando perché più tardi pubblichiamo quanto scritto. Cioè, a dire, gettiamo una bottiglia nel mare, che è già sazio di pattume e bottiglie con messaggi.
non sapremo mai a chi né dove le maree la porteranno. Probabilmente soccomberà nella tempesta e nell'abisso. Eppure, questa smorfia di naufrago non è così inutile, perché una domenica lei mi chiama da SS Park, Colorado, mi dice di aver letto il contenuto della bottiglia attraverso i mari, le nostre due lingue, e che vuol farmi un'intervista. Ricevo poi un telegramma immenso che le sarà costato un patrimonio. Invece di rispondere o ignorarlo, ho scritto questi versi. Non è una poesia, né aspira al privilegio della poesia, non è volontaria. E impiegherò, come facevano gli antichi, il verso come strumento di tutto ciò che racconto, lettera, dramma, storia, manuale agricolo, che oggi diciamo prosa. Per cominciare a non risponderle, non ho niente da aggiungere a quanto dicono le mie poesie. Lascio ad altri il commento. Non mi preoccupa, ammesso che io l'abbia, il mio posto nella storia. Tutti, prima o poi, siamo attesi dal naufragio. Scrivo ed è tutto. Scrivo, do la metà della poesia. Poesia non è lettere nere sulla pagina bianca. Chiamo poesia quel luogo in cui si incontra l'esperienza dell'altro. Il lettore, la lettrice faranno o meno la poesia che ho soltanto abbozzato. Non leggiamo altri, ci leggiamo in essi. Mi sembra un miracolo che qualche sconosciuto possa vedersi nel mio specchio. Se c'è un merito in ciò, disse Pessoa, appartiene ai versi e non all'autore dei versi. Se casualmente è un gran poeta, lascerà 4 o 5 poesie valide, circondate da insuccessi e brutte copie. Le sue opinioni personali sono davvero poco interessanti. Che strano mondo il nostro. I poeti gli interessano ogni giorno di più, ogni volta di meno la poesia. Il poeta era la voce della tribù, colui che parla per quelli che non parlano. È diventato solo un entertainer. Le sue sbornie, le sue formicazioni, la sua storia clinica, le sue alleanze o liti con gli altri pagliacci del circo riscuotono l'applauso di quei molti che di poesie non hanno più bisogno. Continuo a pensare che è un'altra cosa la poesia, una forma d'amore che esiste solo in silenzio, in un patto segreto fra due persone, quasi sempre due sconosciuti. Forse avrà letto che Juan Ramón Jiménez un tempo progettò di pubblicare una rivista, doveva chiamarsi Anonimato, e pubblicare non firme ma poesie, e farsi con poesie, non con poeti. E io vorrei con il maestro spagnolo che la poesia, che è collettiva, fosse anonima. A questo tendono i miei versi e le mie versioni. Lei forse riconoscerà le mie ragioni, lei che mi ha letto e che non mi conosce. Non ci vedremo mai, ma siamo amici. Se le piacquero i miei versi, che importa se sono miei, di altri, di nessuno? In realtà le poesie che ha letto sono sue. Lei ne è l'autore.